Ed eccoci tornati all'ora solare che a questo punto vede sempre la presenza, per nostra fortuna, del nostro Paolo Borrometi. Ma questa volta Paolo Borrometi ci ha detto mettiamoci in viaggio e dai nostri studi di Roma vi portiamo a Reggio Calabria, perché è lì che Paolo si trova, Fondazione Antonino Scopelliti. Con Paolo Borrometi, Rosanna Scopelliti, figlia di questo grande, straordinario giudice. Ben trovati, vi arriva l'applauso con tutto il bene e tutto l'affetto dell'ora solare. Buongiorno. Buon pomeriggio Paola, buon pomeriggio a tutti voi. Questo applauso così forte e così caloroso è chiaramente tutto per Rosanna e per gli amici della Fondazione Antonino Scopelliti. E per te Paolo. Allora, domenica e ieri sono stati giorni di grande celebrazione a Reggio Calabria per ricordare quest'uomo straordinario, Paolo, che avrebbe compiuto 85 anni e non ha potuto compierli. E 85 anni, io però vi voglio fare sorridere in questa ora solare e vi faccio comprendere come la figlia Rosanna non abbia voluto celebrare solo la morte di un grande uomo, ma abbia voluto celebrare il compleanno. E domenica e ieri sono stati due giorni di feste all'interno della scuola, con un premio a Reggio Calabria, che fanno comprendere come le idee di Antonino Scopelliti, io lo voglio ricordare, un grande uomo che è stato ucciso perché era un magistrato totalmente incorruttibile e nel suo impegno, nei suoi processi e soprattutto nel momento in cui doveva rappresentare l'accusa in Cassazione del cosiddetto maxi processo che poi portò alle condanne definitive di tutta la cupola di Cosa Nostra palermitana, qualche tempo prima, il 9 agosto del 1991, venne ucciso. E però oggi l'impegno di Rosanna è la testimonianza di come le idee di questo grande uomo possono continuare a camminare sulle nostre gambe. Paolo, grazie. Rosanna Scopelliti, che insomma non scopriamo oggi, però è una ragazza di ferro e d'amianto, dico io. E non lo dico soltanto io, grazie innanzitutto per questa possibilità che ci offre. E festeggiare un compleanno, nonostante la storia abbia reso impossibile continuare a festeggiare, ricordare in questo compleanno che esistono dei premi da consegnare a persone di valore, chi? Grazie innanzitutto Paola per l'ospitalità in trasmissione, sono contenta anche io di ospitare Paolo nella fondazione e lo ringrazio proprio per questa presenza che qui da noi oggi è stata molto significativa. Premi che vanno a quei giovani calabresi, quei giovani italiani che hanno saputo distinguersi perché credono in dei valori che erano i valori di Antonino Scopelliti e che sono dei valori che continuano a vivere e che cerchiamo di portare avanti ogni giorno con il lavoro della Fondazione. Noi crediamo che sia necessario e fondamentale per la Calabria premiare delle eccellenze, premiare quei ragazzi che magari studiano, si formano, ma scelgono di ritornare in Calabria e non si arrendono alle violenze dell''ndrangheta, ma soprattutto credono che la Calabria sia una regione nella quale si può fare necessariamente e si deve fare nonostante l''ndrangheta, perché le persone oneste sono di più. E come se sono di più. Rosanna, io la chiamo Rosanna, vado dritta al suo nome. Il premio non è l'unica attività che voi svolgete, perché, e questa è una cosa bellissima, durante l'estate voi realizzate dei campus estivi. Siamo sempre su una dedica che è fatta sui ragazzi, su qualcosa che è dedicato ai ragazzi, ma educando i ragazzi si educano o rieducano anche i genitori, o quantomeno li si riporta indietro nella storia e gli si fa capire di più. Questi campus a chi sono dedicati?
Ah, sono dedicati innanzitutto ai ragazzi che vogliono conoscere la Calabria, che vogliono conoscere questo territorio, ma sono dedicati anche ai calabresi. Noi spesso non sappiamo di avere delle eccellenze, di avere delle peculiarità che ci rendono unici in tutto il mondo e noi per primi, noi calabresi, non le conosciamo. E allora abbiamo pensato di raccontare il bello di questo territorio, un territorio in cui sicuramente c'è l'Ndrangheta, ma in cui sicuramente ancora di più ci sono delle cose belle da vedere, da scoprire, da ritrovare, ci sono dei percorsi enogastronomici meravigliosi, c'è un territorio che va valorizzato e che cerchiamo di valorizzare nel quotidiano. Quindi io vorrei che della Calabria venisse data una narrazione diversa e lontana da quegli stereotipi nei quali purtroppo siamo imprigionati, e sono quegli stessi stereotipi che permettono all'Ndrangheta di esistere e di essere tanto forte in alcuni contesti. Se noi non abbiamo consapevolezza del nostro territorio, non siamo abbastanza forti da poterlo difendere, e io vorrei che la Calabria fosse difesa innanzitutto dai calabresi e da quelle donne e uomini e soprattutto dai giovani che in questo territorio devono tornare, in questo territorio devono scegliere di vivere. Prima di tornare dal nostro Paolo, Rosanna, la domanda che le faccio è delicata e al contempo vogliamo sentire ancora una volta la sua risposta. Lei era una piccola bambina, lei aveva 7 anni quando suo papà le è stato portato via, e ha ricordi precisi di quel giorno. C'era tra voi un appuntamento anche telefonico, c'era un papà che amava sua figlia, e quel giorno si è interrotto tutto. Sì, si è interrotto con una trasmissione televisiva, con il telegiornale. Io aspettavo di sentire mio padre per raccontargli che avevo finalmente imparato ad andare in bicicletta. Vedete, io non ero convinta che mio padre fosse eterno. Noi avevamo vissuto per anni nascosti, per anni una vita che non era una vita normale come tutti gli altri. Quindi sapevo che c'erano dei cattivi, dei delinquenti, come li chiamava lui, che volevano fargli del male. Ma i bambini credono ad altre cose, i bambini credono alle favole, i bambini credono che i buoni vincono sempre. Io quella serata aspettavo la telefonata di mio padre, che non è mai arrivata, invece è arrivato l'annuncio appunto al TG di quella morte. Da lì ho capito che forse non sempre i buoni vincevano sempre, ma ho capito anche che da quel momento le nostre vite sarebbero state distrutte, sarebbero state annientate. E diciamo che nel corso del tempo io non ci ho mai voluto credere veramente, ho sempre pensato che invece da quella morte, da quel dolore potesse germogliare qualche cosa di diverso, che quei pezzi di vetro, di cristallo che sono esplosi nel nostro cuore alla notizia della sua morte potessero essere trasformati invece in germogli. E i germogli sono i germogli del ricordo, sono i germogli della speranza, sono i germogli di quei ragazzi che ogni giorno noi cerchiamo di coinvolgere con il nostro lavoro. Mio padre, è vero, è stato ucciso, ma dopo tanti anni anche il fatto che se ne parli, che dei ragazzi delle scuole italiane abbiano scelto di parlare di lui, di raccontare il giudice Scopelliti, per me è la prova provata che invece quel giorno hanno perso i mafiosi, hanno perso quelle persone che papà lo hanno ucciso, perché Ferro, mio padre, così come le tante altre vittime di mafia, continua a essere vivo. Ferro e amianto, gliel'ho detto, Rosanna, e non sono io la prima persona a dirle tutto questo, perché lei dopo la morte del suo papà con la sua mamma è partita, è andata altrove, siete venute a vivere a Roma. Poi c'è stato un momento, e qui tra poco chiederò anche al nostro Paolo, in cui lei ha deciso di invertire la rotta, di tornare a casa, perché se no non sareste seduti con quell'immagine alle vostre spalle, Fondazione Antonino Scopelliti. Che cos'è che le ha fatto cambiare idea, coraggiosamente idea? Per tanti anni io mi sono nascosta, mi vergognavo di dire che mio padre era una vittima di mafia, raccontavo che era morto in un incidente d'auto. Poi è successo qualche cosa, è successo che al silenzio che c'era stato in Calabria dopo l'omicidio Scopelliti, dopo tanti anni, nel 2005 con l'omicidio Fortugno, per la prima volta tanti ragazzi erano scesi in piazza, avevano manifestato, i ragazzi delle scuole con uno striscione bianco rivolto verso le istituzioni, quasi a chiedere
fate voi qualche cosa adesso, è un altro striscione che diceva adesso ammazzateci tutti, ammazzateci a dimostrare tutti. Invece che non c'era abbastanza piombo per uccidere tutti i calabresi onesti. Guardando quelle immagini io mi sono sentita una stupida, perché io avevo abbandonato quella terra, io avevo lasciato il mio posto a quei mafiosi che avevano ucciso mio padre. E a quel punto era inevitabile decidere e scegliere di tornare e di investire in Calabria. La nostra attività non si può fare da Roma, si deve fare necessariamente su questo territorio, dobbiamo essere un presidio in questo territorio ed è bellissimo vedere quante persone si fermano a chiederci informazioni, si fermano a ringraziarci per il lavoro che cerchiamo di fare in un territorio che è difficile, ma che secondo me ha tantissime potenzialità ed è il territorio che mio padre amava, era quella città, quella regione in cui mio padre aveva le sue radici e che non ha mai rinnegato, perché papà è sempre stato orgoglioso di essere calabrese ed è un po' quello che diceva Gratteri negli ultimi giorni. E la magistratura, le forze dell'ordine hanno liberato tanti spazi adesso ed è giusto ed è fondamentale che i cittadini onesti imparino ad occuparli anche con le scelte quotidiane, con il rifiuto delle connivenze, con le scelte di ogni giorno, perché la normalità, la vera normalità, forse è la prima arma per sconfiggere le mafie. Paolo Borrometi, ritornare, creare una fondazione che fa delle cose importantissime, comporta anche una... Quello che tu ripeti sempre, Paolo, e ci insegni ogni volta che parliamo insieme, l'attenzione delle istituzioni. È fondamentale essere supportati, più che mai in situazioni come queste. Assolutamente sì, ecco perché anche da casa stanno comprendendo il motivo per il quale noi oggi abbiamo voluto fare questo collegamento, perché era fondamentale fare comprendere che vi sia un simbolo, un presidio, che la Calabria onesta, di cui purtroppo troppo spesso non parliamo perché fa molto più notizia raccontare il negativo piuttosto che il positivo. È più facile, invece, certo. C'è, e le istituzioni ci sono pure, Paola, e persone che hanno la determinazione di Rosanna. Guardate, io vi voglio solamente far riflettere. Rosanna ha una figlia. Quella figlia non potrà vedere fisicamente suo nonno, però quella figlia potrà comprendere quello che è l'amore che suo nonno ha dedicato tramite i passi, tramite l'esempio, tramite il coraggio che Rosanna e tanti calabresi onesti mettono ogni giorno nella quotidianità. Allora a questo punto mi tengo Elena Maria, così si chiama la bimba di Rosanna, per ultima, perché la teniamo per ultima come una ciliegina. Guarda come sorride, quanto è bella Rosanna. Le posso dire che lei è proprio bella? Sì, gliel'ho detto, bene. Ma è bella dentro e fuori. La fondazione Scopelliti ha firmato un protocollo d'intesa, attenzione, con il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, dove ha operato il giudice Roberto Di Bella, che in questi anni ha lavorato per strappare i figli dei malviventi alla morsa dell''ndrangheta. È un'operazione delicatissima, Rosanna, però che risultati sta portando e che risultati volete ottenere? Noi abbiamo questi ragazzi, diciamo che siamo operativi da circa un anno, abbiamo una decina di ragazzi che si alternano, poi magari finiscono la loro pena, quindi ne arrivano altri e via dicendo. Noi cerchiamo di dare a questi ragazzi una seconda possibilità. Molti di loro arrivano con un'idea dello Stato che non è sempre quella giusta, quindi c'è molto dialogo, c'è molta, diciamo, impegno anche con loro, un lavoro fatto in sinergia qui in fondazione, ma soprattutto quello che per noi è importante è rendere effettiva questa seconda possibilità. Brava. Noi li teniamo in fondazione, parliamo di legalità, gli facciamo fare anche delle esperienze, perché fare delle esperienze è importante, ma anche delle esperienze diciamo anche a livello lavorativo, perché questi ragazzi devono imparare un mestiere, devono capire che stare dalla parte della legalità conviene.
E questa non è una cosa semplice, perché noi lo facciamo chiaramente a risorse zero, quindi molte persone ci danno una mano, magari aprono le loro botteghe, aprono i loro ristoranti, le loro attività a questi ragazzi per poter fare un percorso insieme. Chiaramente questa è una cosa che si deve strutturare, perché a questi ragazzi bisogna far capire veramente da che parte stare. E se la legalità per loro resta solamente una parola, anzi un qualcosa che gli ha tolto la libertà, non andiamo da nessuna parte. Questi ragazzi devono imparare che la legalità conviene, e questo lo si può fare solamente attraverso un percorso di emancipazione. Questi ragazzi devono essere in grado di badare a se stessi, di essere inseriti in un tessuto sociale sano come tutti gli altri ragazzi, perché hanno scontato la loro pena e hanno il diritto di essere reintegrati insieme a tutti gli altri, e devono avere una professione e una professionalità. Solo in questo modo noi non perderemo questi ragazzi, perché noi possiamo fare parole, possiamo raccontare all'infinito. Ma purtroppo a me una volta un ragazzo mi disse: onorevole, lei c'è tante belle parole, ma io come la campo la famiglia? Ecco, noi Stato, noi istituzioni dobbiamo imparare a far capire a questi ragazzi che si può campare la famiglia, come si dice certo, qui in Calabria, certo, ma in maniera onesta e legale. E legale. Quindi questo è il percorso che dobbiamo fare, e devo dire che questi ragazzi stanno dando una grande risposta. Senta, un'ultima cosa, velocissima. La sua bimba, che non ha potuto stare in braccio a suo papà, però il nonno lo conosce già e lo conosce bene. Mi riallaccio perché Paolo l'ha citata in causa. Questa bambina che cosa ha fatto una volta in una manifestazione pubblica? Chiudiamo veramente in bellezza. Allora, la manifestazione, mia figlia avrà avuto quasi 2 anni, insomma, era una manifestazione fatta in una scuola, e quindi nel silenzio del teatro. A un certo punto i ragazzi ci hanno voluto mangiare con delle foto, e quindi era un percorso che metteva insieme le storie dei partigiani con le storie dei magistrati e dei caduti appunto per la libertà. Allora, in queste foto a un certo punto compare la mia foto, e quindi lei ha iniziato a guardare interessata. Devo dire che per avere un anno e mezzo era zitta e immobile per tutto il tempo. A un certo punto compare la foto di mio padre, del suo nonno, e la cosa che ci ha emozionati tutti è stato che lei ha guardato questa foto con gli occhi a cuore e ha iniziato a dire: è nonno, è nonno, è il mio nonno, è nonno Nino. Ecco, in quel momento io mi sono resa conto che il percorso che stavo facendo anche con lei era un bel percorso, perché il suo nonno non l'abbandonerà mai, e perché tra di loro si è creato un legame nonostante tutto e nonostante l'andrangheta. Grazie. Abbiamo vinto noi anche stavolta. Esatto. Grazie a Paolo Borrometi, grazie al nostro Paolo Borrometi, come sempre alla nostra Elena Di Dio, grazie Rosanna Scopellitti, Fondazione Antonino Scopellitti. Ci fermiamo, l'ora solare è anche questa, torniamo tra un attimo. Grazie, grazie.